Salve a tutti, oggi vi faccio vedere come togliere resina, bomboletta, pennarello indelebile, tutto con un solo prodotto. In collaborazione con Veneto Auto abbiamo pensato di creare e di trovare un prodotto che fosse adatto alla pulizia profonda ma senza aggredire la vernice. Vi spiego, è un solvente quello che cercavamo e che abbiamo trovato, che è in grado di sciogliere determinati tipi di vernice, ma è più delicato sulla vernice originale, sul trasparente o quella a lucido diretto, anche spruzzate da poco. È una combinazione tra solventi e emollienti, poi sentirete anche un buon odore, quindi c'è all'interno una sostanza che ci consente di lavorare soltanto in superficie e di non aggredire in profondità come magari un normale solvente, l'acetone, il diluente nitro o uno sverniciatore sulla carrozzeria. Quindi è in grado di rimuovere tantissimi agenti contaminanti dalla vernice. Andiamo a vedere come funziona, ve lo faccio vedere e poi dopo facciamo le conclusioni finali. Può essere utilizzato anche per pulire le pistole, anzi, diciamo che è la sua funzione primaria. Spruzzo. Lascio agire anche un minuto, comunque 30 secondi almeno, e poi vado con una spazzolina di plastica a setole dure a rimuovere tutto lo sporco. Guardate, vedete come viene via? Questa è vernice catalizzata, incrostata, e piano piano, con molta facilità, viene via. Già come è migliorata la situazione. Vedete, qua era come era e qui è com'è. Faccio vedere anche qua. Spruzzo. Lascio agire. Oh, ecco qua. Pulita. Tornata nuova con un semplice lavoro. Vedete, questo è un pennarello indelebile. Facciamo uno scarabocchio. Ecco, l'ho lasciato seccare, vedete, non si leva con le mani. Vado col Vae Remove, guardate, si scioglie da solo. E questo è il pennarello indelebile. Rimosso completamente anche in profondità. Guardate, non è rimasto più neanche l'ombra. Questa panda è stata vandalizzata con una bomboletta, vedete che è secco, non è fresco, non si leva. E basta spruzzare il Vae Remove, in questo modo qua. Anche che è secca di un mese, 2 mesi, io questa non lo so quant'è che è stata fatta, però guardate con che semplicità viene via tutta la vernice. Ho con la panno in microfibra, non rovinate assolutamente la carrozzeria e la pulite praticamente in profondità dai segni di bomboletta, ve l'ho fatto vedere anche il pennarello permanente. Ecco, per esempio, la colla, quella del nastro americano in questo caso, vedete? Era piegato lo sportello, spruzzate un po' di Vae Remove e con estrema facilità si toglie tutta la colla. Ovviamente fate un po' per volta, lasciate anche un po' agire, faccio anche di qua. Ok, non rovina le guarnizioni, pulisce tutto quanto, insomma, non rovina i vetri, non rovina la plastica, vi faccio vedere. Ecco, vedete? Non la sbianca, non la rovina, non la macchia, non la scolora. Anche nel caso ci sia dello spolvero della vernice, sentite quanto è ruvido. Basta spruzzarlo. Fate un pezzo per volta, ovviamente. Adesso faccio qua. Spugna melaninica, la gomma magica, come la volete chiamare, vedete? Automaticamente dovete strofinare un po', però senza troppa fatica riuscite a portare via tutta la contaminazione da vernice che c'è sull'auto. Questa è incrostata, vedete, non viene via molto facilmente, però in questo modo, con un solo passaggio, senza dover lucidare tutto quanto, riuscite a toglierla molto bene. Asciugo con panno in microfibra.
Come potete vedere, adesso è sparita tutta la contaminazione, è ritornato il grigio suo normale e soprattutto non ha sbiancato, non ha scolorito, è rimasta bella lucida. Non è un pulitore, ovviamente, questo qua va usato per rimuovere la vernice, il pennarello indelebile, la resina, addirittura squaglia anche la resina molto secca. Se ne trovo un po' ve la faccio vedere. Ecco, come vedete qui c'è della resina incrostata molto vecchia, vedete, non va via, basta spruzzarci sopra un po' di Vai Remove, lasciate agire un po' e strofinate. Guardate anche di qua, questa di qua. La scioglie proprio. Ovviamente dovete pulire bene la parte. Ok, e voilà. Completamente scomparsa, anche se ha lasciato l'ombra, come vedete sotto, leggermente, però la resina non c'è più. Dovete levarla subito quando la vedete. Ecco, per esempio, se avete questi trasferimenti di vernice sugli specchietti, sui paraurti, per esempio, basta spruzzare un po' di Vai Remove. Lo lascio agire, diciamo 20 secondi, non di più, e poi vado con il panno in microfibra a strofinare e vedrete che senza tanta fatica si toglie solo diciamo la parte della vernice, ma non il colore vostro dell'auto. Invece se lo fate magari con un solvente riuscite uguale, però dovete stare più attenti e non ve lo consiglio, visto che esiste questo prodotto che fa la stessa cosa di un solvente ma con un'azione molto più delicata e più emoliente. Vedete? Ecco qua, sparito senza tanta fatica. Anche in questo caso è incidentata, però se non avete il bozzo oppure comunque volete levare questo bianco che è, diciamo, della vettura che ha colpito questa parte, perché questa è rossa, spruzzo un po' di Vai Remove, guardate, e senza fatica levo tutto il bianco che si è trasferito, vedete? E questa è vernice dura praticamente che si è trasferita, ecco qua, guardate. Sta una vernice 2K di un'altra auto, piano piano la sta sciogliendo, certo ci vuole un po', però è sempre meglio che tenerla tutta bianca come era prima. Quasi rimosso del tutto. Un'altra spruzzatina. Ecco qua. Perfetto, vedete? A come era prima adesso non c'è più, certo il bozzo è rimasto, quello sì. Qua ci manca la vernice, però insomma vabbè, io la devo riparare, però per farvi vedere che effettivamente il lavoro lo fa alla grande e senza portare via la vernice, senza graffiarla, senza sbiancarla, cioè è rimasta la vernice originale bella lucida, come vedete. Per esempio, se avete comprato l'auto che ha dei ritocchi, vedete, fatti male, molto brutti o con un altro colore, potete spruzzarci sempre il Vai Remove, vedete, lasciate agire un pochettino. Ovviamente perché il ritocco è più debole della vernice che c'è sotto, strofinate e togliete il vecchio ritocco, vedete? E potete farne uno nuovo, fatto meglio, se volete, o a spruzzo, insomma, rifare il ritocco anche se l'avete fatto voi che vi è venuto male. E non sto rovinando assolutamente la vernice sottostante, quindi insomma non andiamo a fare un'azione di sverniciatura profonda, soltanto leviamo quello che è il ritocco che è stato fatto in precedenza che è venuto brutto. Le possibilità di utilizzo di questo prodotto sono veramente tante, anche a livello non automotive, quindi a livello domestico, insomma i bambini hanno scritto con i pennarelli da qualche parte sul pavimento, insomma riesce a eliminare qualsiasi cosa che farebbe un normale diluente, però lo fa diciamo in maniera non aggressiva e soprattutto non profonda, non penetrante. Come avete visto, è in grado di togliere la resina vecchia, e questo è importantissimo perché se no bisognerebbe utilizzare la benzina se uno non ha a disposizione questo qua, oppure andare a procurarsi acquaraggi o cose strane e potrebbero fare dei danni, perché per esempio l'acetone, come sapete, se spruzzato o comunque fatto gocciolare o messo sul policarbonato crea dei problemi, cioè nel senso il policarbonato è sensibile all'acetone, mentre questo no, si può spruzzare anche sui fari, pulire e poi eventualmente asciugare.
L'importante, come vi ho detto prima, sulle verniciature, quelle fresche, va rimosso tutto. Se ce lo lasciate un'ora sopra, automaticamente aggredisce, non le spella, però magari lascia l'ombra in controluce, quindi insomma lo segna leggermente. Su quelle vecchie non c'è problema, su quelle originali non c'è problema, su quelle fresche dovete fare un po' di attenzione, però è una cosa che effettivamente anche a me in carrozzeria serve, perché se ad esempio la macchina riceve del fumo, diciamo, della verniciatura per un motivo qualunque, che può succedere perché dentro la carrozzeria si vernice in continuazione, anche se è stata verniciata da poco, io con questo e la spugna melaninica riesco a togliere il fumo senza dover prendere la spazzola, lucidare e fare tutta una serie di lavori, oppure prendere la clay bar, decontaminare e poi lucidare, insomma è un lavoro più lungo. Con questo faccio prima un panno in microfibra o la spugna melaninica e tolgo lo spolvero di vernice. Per il resto, insomma, voglio dire, alla fine è un solvente, fa quello che fanno tutti i solventi, ma lo fa in maniera migliore. Il prodotto ve lo lascio in descrizione, lo trovate comunque sul sito di Veneto Auto Extreme. Spero che il video vi sia piaciuto, mettetemi un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Vedi come riparare, perché è facile capire se c'è Flavio tutto fare.